Beh, è un peso senza dubbio molto importante, specifico proprio, no? Vuoi proprio essere preciso, quant'è? Sì, secondo Centimetro, chilogrammo? me, chilogrammo al centimetro, però possiamo anche trasformarlo in newton, ad esempio, potremmo fare una trasposizione. No, beh, senz'altro è molto significativo perché viene dopo un lungo silenzio, dopo un periodo che ha bloccato il mondo e dopo un periodo anche di che è stato gettato il mondo in crisi e anche il mondo degli Otago, diciamo, in crisi. Ci sono state tante cose in mezzo, tra cui anche un disco solista di Maurizio, la carriera solista di Simmi come chitarrista Ha chiamato elettrico. Maurizio, forse è la prima volta negli ultimi anni. Perché di solito ti insulta, no? No, lui è Simmi, a me è Maurizio. Cioè, Vabbè, come il professor Carucci, poeta, come Poeta Carucci. Vate. Poeta vate. E poi, sai, è comunque sempre da un lato difficile. Questo è senz'altro per noi molto significativo, perché è un disco a cui inevitabilmente teniamo molto e molto significativo per noi. Lo sappiamo solo in parte quanto sarà il peso specifico di un disco, perché adesso che praticamente ha raggiunto la maggiore età esce di casa e quindi vedremo poi come sarà, ecco, come si comporterà. Ma poi dobbiamo dire che, essendo un disco che ha vissuto questi 5 anni lunghissimi di preparazione, tengo a specificare che non è un disco partorito dal Covid, insomma, sicuramente ha un po' di malessere e malinconia come ogni fonte di ispirazione, però insomma, c'è poco Covid, c'è tanto post-Covid. Siamo sempre stati per i titoli laconici, Marassi, Crocchinato, auguri. Beh, perché, come dire, una parola effettivamente più memorabile anche per noi, no? Ed è sempre un po', ci piace sempre, ci diverte anche condensare tutto in una parola, rischiare quindi, no? Ed essere sempre un po' parziali. Però diciamo che è una parola che in qualche modo ha una multipla, come dire, Interpretazione. interpretazione, grazie. E quindi ci piaceva anche per questo, può essere visto come un gesto, come dire, disperato di addio, auguri, ma anche come, scomodando appunto il latino, augere, come dire, volontà di accrescere, di aumentare, di diventare grandi, come dire, ingigantire i nostri sensi, Non sono no? bravo di Non latino. sei bravo. E quindi insomma ha multipla valenza e poi ognuno se lo vestirà come crede, gli darà il significato che vuole. Ma sai, io credo che la quiete la si raggiunga quando si muore. O forse anche nel migliore dei casi, no? Per alcuni versi, anche se poi le filosofie orientali raccontano altre storie, a cui tutto sommato sono molto interessato. Però ecco, diciamo che ci è mancata tanto la quiete in quest'ultimo periodo. E quindi abbiamo deciso di dedicargli una canzone, anche perché sta diventando un tema sempre più presente nelle nostre vite, e sempre più, come dire, ricercato. E quindi ci sembrava necessario, ecco, scrivere una canzone dedicata a questa condizione. Ma siamo veramente disastrati noi, un disastro a scegliere i singoli. Non sappiamo mai bene come comportarci, perché ogni disco ha una sua dignità, una sua interezza, no? Un racconto racconta una storia nella sua interezza. Quindi è sempre difficilissimo scegliere una canzone o l'altra. Quindi ci siamo un po' lasciati andare da una parte dall'istinto e da una parte anche dal consiglio degli altri, no? Però c'è da dire che questa volta, insomma, secondo me questa volta siamo stati molto, da un lato, più padroni di quello che volevamo esprimere, cioè nel senso, di solito magari anche su consiglio di discografiche, eccetera, eccetera, si scegliono il brano un po' più catchy, più rappresentativo. Cioè crediamo che a sto giro i pezzi più rappresentativi e più ricchi di significato siano ancora nel disco e quindi la gente li potrà scoprire solo oggi che è uscito l'album, senza contare che un pezzo che ci piace molto per ora si trova solo nella versione fisica del disco. Diciamo che abbiamo scelto i singoli, secondo me, cercando di comunicare quello che volevamo dire e cercando di manifestare quello che era il nostro ragionamento e la nostra voglia di comunicare in quel momento. È stato molto naturale perché con tutti questi artisti, questi tre artisti, abbiamo un rapporto prima di tutto di stima e di amicizia, a partire da Fibra che aveva già collaborato con Mauri,
con i Comacose, che sono amici di vecchia data, e con Olli, che è un talentuoso ragazzo giovane genovese come noi e col quale ci siamo ritrovati ad avere tanti punti affini nella scrittura soprattutto. Beh sì, senza dubbio io vivo con questa donna ormai da 15 anni, quindi è chiaro che comunque la situazione di coppia influisce tanto sul mio scrivere. È un qualcosa a cui sto lavorando, mi piacerebbe provare ad andare oltre, però ecco, sono un po' combattuto perché comunque, come dire, le situazioni più semplici, più quotidiane mi attirano sempre tanto e la mia quotidianità spesso è in coppia, ecco. E quindi sì, c'è un destinatario, ma che in realtà poi può essere un po' rivolto a chi uno vuole, cioè è la Marti, ma potrebbe essere una sorella, un padre, una madre. Ma è cambiato, beh, un po' sì, anche perché è cambiata la città. Ecco, siamo partiti, come dire, giocando in strada contro il Saracineschi, adesso siamo una band che gira l'Italia e che ormai porta Genova in Italia da tantissimi anni. Quindi senza dubbio è cambiato, però ecco, è sempre molto forte, è sempre molto sanguigno, sentito, no? Gli ex Otago veramente a Genova è come assistere a un derby, ecco, un derby Genova Samp. Il rapporto non sempre è idilliaco, infatti abbiamo anche difficoltà a trovare un posto dove suonare a Genova, specialmente d'inverno. Sì, Genova è un po' claudicante in questo, un po' mancante, lacunosa purtroppo. E in questo periodo storico ci aspetteremmo che, oltre a puntare tanto sul turismo, come sta facendo, si dedicasse anche un po' di tempo e risorse per la cultura e per assecondare i vari fermenti culturali che ci sono in città. Sì, infatti vediamo spesso piccoli giovani talenti che hanno tante cose da dire o voglia di esprimersi, ma vediamo che proprio manca un posto di aggregazione. I posti, magari uno ce n'è, c'è, però magari stando sempre nello stesso posto magari finiscono gli input banalmente. Ma più di altri non lo so, c'è una malinconia marcata forse, poi ognuno ce lo sentirà a modo suo. C'è una malinconia, una classica malinconia otaga, che però quello che devo dire è che una volta cercavamo di tenerla un po' a bada, perché è stato sempre un elemento molto caratterizzante del progetto. Forse a questo giro ce ne siamo un po' più fregati. Mm-hmm. Abbiamo detto, boh, se c'è la malinconia ce la mettiamo. Sì, anche la nostalgia, però sana, cioè anche a partire dalla copertina del disco abbiamo utilizzato un font che ha una storia particolare, è un font molto conosciuto in Italia, è stato recuperato. E le canzoni contengono nostalgia, ma penso sia comunque nostalgia sana. Sì, anche perché il titolo... nostalgia è malinconia. E vuole, esatto, e vuole guardare avanti, cioè c'è un ricordo però con la cosa, ok, bello, ma guardiamo avanti anche. No.